Salve, buongiorno, oggi caffè insieme. Allora, come state? Penultimo giorno dell'anno, probabilmente ultimo video dell'anno, e parliamo un po' di calciomercato, perché questo si può fare in questo periodo, senza Juve, senza calcio giocato. Ma di calciomercato di notizie ce ne sono tante, come il titolo di questo video, quindi, qui sotto in descrizione, scaricate OneFootball, dovete averlo sui vostri cellulari, per offrirmi degli altri caffè e per leggere tutte le notizie di calciomercato più interessanti in questo momento. Io me ne sono segnate tante, tante, tante e discuteremo insieme. La prima non è proprio di calciomercato, è una notizia che è arrivata un po' così rimbalzata su qualche social. Non ci sono conferme, nel caso le approfondiremo, se ci saranno degli aggiornamenti vi informerò. Non credo nemmeno che possa essere così veritiera questa cosa, ma si mormora di un Agnelli che voglia lasciare la Juve per andarsene da qualche altra parte, tipo Ferrari. È una chiacchiera, una voce. Per il momento nessuna conferma. Vediamo. Credo che sia veramente la classica notizia bomba. Quando non c'è la Juventus che gioca, quando non c'è il calcio, bisogna parlare di qualcosa. E cosa di più del presidente della Juve che non vuol più essere il presidente della Juve? Alla vostra. Dopo aver lanciato questa bomba, possiamo andare avanti. Lasciamo la linea in stand-by, ma vi ripeto, secondo me non ci sarà possibilità di approfondirla, e me lo auguro perché non voglio assolutamente rinunciare al nostro presidente che è più gobbo di noi. Pellegrini rinnova, esattamente. Luca Pellegrini in prestito al Genoa in quest'annata dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus e poi vedremo, vedremo cosa succederà. In questo momento nella Juve c'è Alessandro come titolare di basso a sinistra. È anche vero che molte volte Chiesa ha giocato in quella posizione e molte volte abbiamo visto pure Frabotta. Raramente ci abbiamo visto pure Cuadrado nell'occasione della partita contro la Roma. Comunque Pirlo ha un po' gestito le fasce alla sua maniera e diciamo che in questo momento siamo abbastanza coperti. Lo stesso Bernardeschi lì ci ha giocato più volte. Per il prossimo anno potrebbero aprirsi scenari interessanti riguardo una cessione ipotetica di Alessandro, che è da sempre uno dei papabili per partire, dato che comunque inizia a essere un ragazzotto di una certa età, siamo quasi coetanei, quindi siamo sempre lì. E Pellegrini potrebbe essere il nuovo che avanza. Poi bisognerà vedere se Pellegrini è considerato di livello da Juventus, oppure se sarà inserito in qualche altra trattativa, se verrà ceduto in prestito, oppure inserito in trattative particolari che faranno monetizzare il suo valore. Devo dire la verità, mi è dispiaciuto cedere Spinazzola all'epoca. Si è fatto per esigenze di bilancio, l'ho accettato. Speravo di poter guadagnare un giocatore come Pellegrini, di caratura ottima, giovane italiano, di prospettiva di livello. Diciamo che la Juve non ci ha mai dimostrato di crederci più di tanto fino adesso. Gli ha lasciato un altro anno tranquillo per farsi le ossa e poi valuterà a fine della stagione. Tra l'altro, l'ultima volta che ci abbiamo giocato contro ci ha pure fatto l'assist. Quindi, diciamo che ok, e poi delle brutture un po' in difesa, ma questo è un altro discorso. Lo valuteranno e cercheranno di capire se potrà essere il futuro della fascia sinistra della Juve. Non è detto, e quindi questo rinnovo può andare in quella direzione, cioè me lo tengo, oppure valorizzare ancora di più in chiave mercato, cioè ok, questo ragazzo ha un contratto che scade fra tot anni, quindi sostanzialmente me lo puoi pagare un pochino di più. Rovella invece la giornata di oggi ha questa notizia vera e propria. La Juventus ha messo le mani proprio qua su Rovella, che è in scadenza giugno 2021, rinnoverà il suo contratto con il Genoa, dove rimarrà in prestito fino alla fine della stagione, e poi la Juventus valuterà tra i 10 e i 15 milioni il suo cartellino. E ora lancio l'illazione, perché nella serata di ieri il rinnovo di Pellegrini, nella giornata di oggi il rinnovo di Rovella, sono entrambi al Genoa. Io 2 più 2 ce lo vado a fare. Non si sa mai che Pellegrini possa rimanere a Genova e Rovella possa arrivare a Torino, in modo che la Juventus possa non sborsare praticamente neanche un euro, lasciare il giocatore dov'è e prendersi questo ragazzo molto interessante, su cui avevano gli occhi anche Inter e Milan, si è discusso tanto. Io l'ho già detto anche in varie live, non lo conosco bene, non l'ho seguito particolarmente, se ne parla un gran bene, e se la Juve va a farlo a fondo, magari in questo momento, in questa condizione, non è soltanto per plusvalenza, come è accaduto per Pellegrini, ma perché ha individuato un prospetto di livello. Ce lo auguriamo, dato che comunque il ragazzo tra i 10 e i 15 milioni si vestirà, si tingerà di bianco-nero la carriera, e poi
poi vediamo se riuscirà a trovare posto in prima squadra o se sarà purtroppo l'ennesimo giovane che va, viene e alla fine non arriva mai in maglia Juventus. Ne abbiamo un gran bisogno di giocatori giovani, freschi, di qualità, di livello e perché no anche italiani, perché questo gruppo italiano che ha sempre reso storica la Juventus, diciamo che sia un po' sfaldato. Poi Reynolds, allora non si muove nulla, la Juventus sta continuando questa opzione per il pressing, dovrebbe aver praticamente convinto il ragazzo che non avrebbe dubbi nello scegliere il bianconero. C'è un pochino di titubanza invece sotto il profilo del cartellino, perché lo sapete, non è solo la sua squadra che ne detiene i diritti alle prestazioni sportive, ma l'MLS stessa, quindi la Juventus deve trattare su più fronti. C'è il Club Brugge, che è sempre lì, che vuole il ragazzo. La Roma non ha avanzato proposte ufficiali, non ha l'affondo, magari anche consapevole del fatto che il ragazzo preferirebbe la Juventus. La Juventus prova a trovare un club satellite, si è parlato di Cagliari e Sampdoria, che possa ingaggiare effettivamente Reynolds. E poi se ne potrà discutere alla fine della stagione, dove il ragazzo dovrà poi arrivare a Torino, perché si parla proprio di questo. Se la Juve prende Reynolds in aiuto con altri club, poi il ragazzo a fine dell'anno viene a Torino e rimane in prima squadra, perché sennò non se ne fa niente. Il problema di fondo qual è? Che la Juventus in quella zona del campo c'è già Cuadrado, che sicuramente non è un giovanissimo, ma che in questo momento è uno dei giocatori migliori, giocatori che ha fatto la prima parte di stagione migliore. Quindi immaginarsi anche un Cuadrado che non sarà più titolare perché un ragazzo di 19 anni viene a rubargli il posto, io penso che debba essere veramente molto forte questo ragazzo di 19 anni per rubare il posto a Cuadrado, non lo conosco assolutamente. Se continua questo trend di giovani, di americani, mi fa piacere perché l'abbiamo sempre detto, vogliamo una Juventus che investe sulle forze fresche, che investe su certi tipi di giocatori piuttosto che altri, quindi ben venga. Quindi certo, va benissimo. Ovvio che poi mi chiedo, sarà il vice Cuadrado o sarà il giocatore che deve iniziare a raccoglierne l'eredità? Perché è lo stesso discorso che stiamo facendo dall'altra parte per Alessandro. È un giocatore che sì, si può cedere, non è più giovanissimo. Pellegrini è in grado poi però di sopperire, di rimpiazzarlo più che altro, di darci delle prestazioni di livello come ha fatto Alessandro negli anni. Reynolds può fare quello che ha fatto Cuadrado negli anni. Sono i giovani, sono scommesse, è un prenderci oppure no? E anche questa è una cosa molto interessante. E in questo momento, che mi sento abbastanza in là con gli anni rispetto a qualche anno fa, vedendo crescere tanti giocatori, a volte crescevo con Pogba, con Morata, con Dybala, che erano praticamente i miei coetanei, invece adesso cresco con i ragazzi del 99, del 2000, e dico, Luca, ciao, è finito, sono finiti i bei tempi, quindi benvengano forze fresche. Poi c'è Depay è un nome che magari approfondiremo, perché questo è il discorso legato agli attaccanti. Sappiamo, la Juventus sta cercando un vice Morata che è stato identificato in tanti nomi come Pavoletti, che poteva rincontrarsi col Cagliari per Reynolds, poteva essere Giroud. Se ne è parlato, l'ho già detto, se riusciamo a prendere Giroud in prestito a gennaio fino a fine stagione, per noi facciamo un capolavoro. Addirittura è venuto fuori il nome di Llorente. Nando Llorente, un amore di ritorno, che non ha mai giocato con Pirlo, anzi sì, che ha giocato con Pirlo, invece sì. Ho detto una cavolata incredibile, dato che è arrivato nell'ultimo anno di Conte, nel primo di Allegri, ma che comunque in questo momento non arriverebbe a fare il titolare per forza di cose. Serve un giocatore che non abbia i gradi del titolare, non abbia pretese di giocare, che abbia determinate caratteristiche fisiche, che possa sopprimere la mancanza di Morata quando non gioca, che possa riempire l'area di rigore, possa dare una scossa, non come farebbe Dybala, perché lui lo fa con l'uno contro uno, con l'invenzione, con la genialata, ma con la rapina, con la prestanza, la possente. Deve essere grosso, alto, che prende i palloni di testa, buttare una palla in mezzo e lui la schiaccia dentro. Controtendenza rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso. Giocatori giovani. Llorente sicuramente non è giovane, è quasi un quarantenne. E quindi, ok, a patto che abbia 6 mesi di contratto e poi basta. Però dicevo, capisco Llorente, capisco Giroud, capisco Pavoletti, hanno delle caratteristiche che effettivamente la Juventus mancano in questo momento e che sicuramente non sono titolari. Depay non lo capisco. Depay non lo capisco perché, sì, è vero, gioca là, gioca in area, gioca in attacco, però intanto penso che pretenda il posto da titolare o quantomeno di giocarsi il posto da titolare, cosa che non credo che Llorente possa pretendere. Cioè, Llorente lo sa, se arriva è perché gli ultimi anni di carriera li fa nella Juventus ed è contento così.
Depay è interessante perché è in scadenza, un costo del cartellino vicino ai 5 milioni di euro. Si potrebbe inserire Bernardeschi nell'affare, c'è già De Sciglio là, e poi lo sappiamo, Lione c'è Aouar, che un altro nome è chiacchierato, quindi la Juve dice ti faccio un altro favore Lione, ti do Bernardeschi, hai già anche De Sciglio, questo in scadenza non lo perdi a zero, poi ne parliamo. Però Depay penso che sia un calciatore di livello, ancora, tra l'altro un 94, quindi pari età di Bernardeschi coetaneo, che verrebbe a giocarsi le sue carte. In questo momento abbiamo già Dybala che si gioca le sue carte, difficilmente riuscirà a togliere Morata e Cristiano Ronaldo dai due titolari là davanti, quindi sarebbe molto interessante e comunque con caratteristiche completamente differenti rispetto a quelle degli attaccanti, dei centravanti già citati in precedenza. Quindi è molto interessante e approfondiremo, perché comunque un centravanti arriverà e probabilmente anche un centrocampista, dove a centrocampo qualcuno uscirà. Leggi il nome di Sami Khedira. È in uscita mica da oggi, mica da un'ora, mica da due ore, è in uscita da giorni, settimane, mesi, forse un anno, un paio d'anni, tre anni, non lo so, è in uscita da tanto, lo sa che non potrà rimanere alla Juventus, quindi l'unica cosa che mi sento di dire in via ufficiale è che la Juventus rinuncerà a Sami Khedira da qua a veramente presto, anzi pensavo potesse esserci l'ufficialità dell'addio di Khedira al bianco-nero veramente appena aperto il calciomercato, cosa che ancora non è avvenuta. Quindi mettiamoci comodi con un altro caffè e aspettiamo. Ragazzi, buon anno, felice anno nuovo, mettiamoci alle spalle questo 2020 che è stato pessimo sotto il punto di vista umano e anche, se vogliamo, di salute per tanti, e diamo il benvenuto a un 2021 che anche calcisticamente deve ridarci qualcosa, perché ora siamo qua, sappiamo che il calciomercato invernale non può fare miracoli, ma sappiamo che questa Juve ha delle capacità e avrà una rincorsa incredibile da fare, perché 10 punti non sono pochi e bisognerà recuperarli. Ne parleremo. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dato nel 2020. Se usciranno notizie clamorose, comunque ci vedremo ancora nel 2020. In caso contrario, mangiate tanto e noi ci vediamo nel 2021.